tutto il mondo le vittime della tratta sono circa 40 milioni, di cui l'80% donne e bambini, un'industria degli orrori che genera profitti per oltre 32 miliardi di dollari l'anno. Come arginare questo drammatico fenomeno e come attuare progetti per la reintegrazione di quanti sono stati ridotti in schiavitù? Di questo e di altro si è parlato in Vaticano tra il 4 e il 6 novembre durante un workshop sull'assistenza alle vittime della tratta degli esseri umani. A conclusione dell'appuntamento si è tenuto un incontro in sala stampa vaticana alla presenza di Monsignor Marcelo Sanchez Orondo, cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, Jean Missoli, fondatrice della Global Alliance for Legal Aid, e Rani Hong, presidente della Trony Foundation. Innanzitutto si è ripetuto e riassunto la definizione del traffico umano data per il Papa Benedetto e per il Papa Francesco, cioè che il traffico umano è un crimine contro l'umanità nella figura del lavoro forzato, della prostituzione come tale e della vendita di organi. Si è cercato di vedere l'estensione del fenomeno, che già altri meeting abbiamo studiato questo, ma in questo piuttosto si è cercato di vedere quali sono le migliori pratiche per uscire. Ci sono molte questioni in gioco, poiché il problema ha veramente molti aspetti. Mi sembra che ci stiamo concentrando ora su un approccio che si dedichi soprattutto alle vittime. L'azione legale contro il crimine è molto scarsa. Ho fatto i calcoli e, per quanto siano poche le mie conoscenze matematiche, ho verificato che sulla base del numero di vittime nel mondo e il livello di azioni legali che compariva nella memoria tratta dall'ultimo rapporto americano sul traffico di persone, si rivelano meno di 10.000 casi di intervento legale. Vi sono milioni e milioni di persone che versano in condizioni di schiavitù forzata e di prostituzione. Abbiamo pertanto calcolato che ciò implica che vi sia circa lo 0,5% di tasso di successo dell'azione legale. Gli Stati Uniti si sono concentrati molto sull'intervento legale, ma non hanno avuto grande successo. Prima di tutto credo che dobbiamo formarci al riguardo. C'è bisogno di informazione su questo commercio, perché pensiamo che si tratti di una cosa accaduta nel secolo scorso, ma oggi nel XXI secolo parliamo di un'industria da 150 miliardi di dollari. Quindi prima di tutto l'educazione, poi dobbiamo trasformare tali nozioni in azione. Tra i progetti esaminati alla Tre Giorni, specifici database per controllare transazioni sospette, un sostegno mirato alle vittime e un approfondimento del deep web. Tutto perché non accadano mai più drammi come quello vissuto da Rani Hong, sottratta alla propria famiglia con l'inganno e venduta da appena 7 anni. I cried and I cried for my mother to come and rescue me. Piangevo e chiedevo che mia madre venisse a salvarmi. I trafficanti mi dicevano di stare buona, che i soccorsi non sarebbero mai arrivati. Io sono caduta in depressione anche per gli abusi da parte di chi mi aveva comprato, del mio padrone che mi teneva in una gabbia per sottomettermi alla sua volontà. In quelle circostanze stavo malissimo, non ricevevo abbastanza cibo, ero alla fame, mi picchiavano, qualunque cosa si possa immaginare, perché il trafficante mi vedeva solo come un oggetto, non mi considerava come una ragazzina di 7 anni. E quindi tutto questo è accaduto fino al punto che stavo così male da costringerlo a liberarsi di me. Mi ha così venduto all'estero, fuori dall'India, in Canada, dal Canada agli Stati Uniti per l'adozione internazionale. Oggi mi batto per tutti quei bambini in tutto il mondo che sono lì, fuori a piangere i loro genitori, e nessuno arriva a salvarli. Who are out there who are crying for their parents and nobody's there to rescue them.